C'è da riprendere un percorso interrotto, c'è da tornare a vincere il Prato in anticipo qua al Piero Torrini di Sesto Fiorentino per la gara che affronterà contro la San Maurese. Un cordiale buon pomeriggio quindi per quanto riguarda il campionato di Serie D, Girone D. Il match che vi stiamo per proporre è quello appunto tra il Prato e la San Maurese, squadre già all'interno del terreno di gioco, tutto è pronto per l'inizio del confronto. Il Prato reduce dalla sconfitta patita al Benelli di Ravenna per 4-1, pronto quindi a cercare l'immediato riscatto contro la San Maurese, anch'essa battuta in casa dall'Entigione per 2-1, quindi una partita che promette spettacolo, con il Prato che ha una voglia matta di tornare protagonista, ha una voglia matta di ricominciare quindi a vincere, a trovare risultati positivi per consolidarsi in zona play-off. Tutto è pronto per il calcio d'inizio di questo match arbitrato dal signor Raffaele Gallo della sezione di Castellammare di Stabia. E allora si comincia, questa è Prato San Maurese. Le formazioni delle squadre, con il Prato che presenta Pagnini, Sciandamè, Dorsi, Maione, Romiti, Angeri, Cestaro, Alexis, Nicoli, Soldani e Lugnan. Per quanto riguarda invece la San Maurese, formazione di San Mauro Pascoli che presenta Adorni, Masini, Bolognesi, Benedetti, Migani, Gregorio, Lombardi, Gurini, Merlonghi, Pier Federici e Giannini. Per quanto riguarda i due allenatori, la composizione delle due panchine per il Prato, il tecnico è Marco Amelia, il secondo portiere è Cangioli, a disposizione poi ci sono Grillo, Tommaselli, Di Brilba, Bellucci, Tavanti, Pardera, Pianpiani e Renzi. Per quanto riguarda invece la formazione della San Maurese, l'allenatore è Stefano Protti, il secondo portiere è Cheli, poi Pesaresi, Casadio, Aslani, Sedioli, Zavatta, Misuraca, Nigretti e Bonaccorso. Match che ha già avuto avvio da un minuto qua al Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Buona anche la presenza degli ultras della formazione del Prato che continuano a seguire in massa appunto la compagine bianco-azzurra. In avvio di gara anche uno striscione che poi è stato rimosso per ricordare un giocatore che ha fatto la storia del Prato, vale a dire il portiere Paolo Cecconi. Adesso in cronaca con la formazione bianco-azzurra che prova a recuperare il pallone con Nicoli, che tra l'altro è un ex del confronto. C'è la giocata da parte di Giannini e l'intervento di Gianluca Lugnan che va a servire Jacopo Pagnini. Per quanto riguarda la formazione messa in campo da Marco Amelia, ormai si va verso una formazione abbastanza consolidata. L'unica novità rispetto al match di Ravenna è l'inserimento di Romiti al posto di Pianpiani, quindi un cambio per quanto riguarda la quota 2003. Intanto il Prato con Soldani che va a servire Dorsi, ancora Dorsi che poi tocca centralmente sempre per Soldani. Soldani viene fermato dal buon intervento di Lombardi, riparte Lombardi, torna su di lui, però in buona copertura difensiva Dorsi che fa ripartire Claudio Sciandamè. Dicevamo del Prato battuto nel match di Ravenna per 4-1, un risultato sicuramente troppo pesante che ha penalizzato la formazione bianco-azzurra, che dopo un buon avvio non ha saputo dar continuità alla propria prestazione ed è caduta sotto i colpi di una formazione in Ravenna che ha dimostrato di avere tutto per essere protagonista fino in fondo per la vittoria finale. Il Prato insomma deve continuare a crescere, ma ha sicuramente confermato di essere competitivo, di poter stare quindi nella zona
alta della graduatoria. Intanto Maione legge bene questo pallone, va a servire Romiti che poi va a effettuare questo suggerimento in avanti che non crea imbarazzi al portiere Federico Adorni, classe 2000, che fa ripartire quindi la formazione della San Maurese. Si gioca in un pomeriggio di metà novembre, non fa freddo, c'era il sole, adesso invece il sole è stato oscurato dalle nuvole e quindi per il momento non piove, ma la situazione sembra volgere verso questa situazione atmosferica. Intanto attenzione ancora al Prato che prova a giocare questo pallone con Dorsi, poi è Merlonghi che tocca all'indirizzo di Giannini, eccolo Giannini che tocca ancora centralmente per la giocata da parte di Merlonghi che è il super bomber della formazione della San Maurese, già 9 reti per lui. Attenzione ancora allo sviluppo e la manovra della formazione di Protti, questo suggerimento da parte di Migani con la palla che termina direttamente sul fondo, maglia numero 5 per Jacopo Migani, è un classe 2003. Intanto in testa alla classifica del campionato di Serie D, girone D, c'è stato aggancio al vertice con appunto il Rimini, sconfitto a sorpresa sul campo del Mezzolara, quindi a Budrio, che è stato raggiunto da Lentigione che, come dicevo in fase di presentazione, ha espugnato il campo di San Mauro Pascoli battendo appunto la San Maurese per 2-1 grazie alla doppietta del capitano Caprioni. Insomma, Lentigione e Rimini in testa alla classifica con il Ravenna terza forza della classifica, e poi ovviamente anche l'Aglianese che ha impattato invece nell'ultimo turno a Lodi contro il Fanfulla. Insomma, grande equilibrio come era ampiamente pronosticabile in questo campionato di Serie D, girone D. Intanto errori in campo da una parte e dall'altra, allora prova a mettere ordine Migani con questo suggerimento in avanti sbagliato, Francesco Soldani, Cestaro, eccolo Davide Cestaro, autore a Ravenna del fallo che poi ha propiziato il calcio di rigore con grande mestiere, l'ha ottenuto appunto Guidone, e proprio in quella circostanza si è notata come l'esperienza sia stato il valore aggiunto per il Ravenna nel match con il Prato. Intanto attenzione perché c'è un suggerimento da parte di Maione, colto però in posizione di offside, e quindi ci sarà il calcio di punizione in favore della formazione della San Maurese. Vincenzo Maione, autore del gol della bandiera del Prato, terzo sigillo stagionale per l'ex attaccante del Portice. Per quanto riguarda i due assistenti, visto che abbiamo visto all'opera l'assistente numero uno, vale a dire Niroi Goodluck della sezione di Civitavecchia, coadiuvato da Marco D'Ottavio di Roma 2, il direttore di gara centrale, come detto in precedenza, è Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia. Intanto attenzione alla San Maurese, suggerimento verso l'area di rigore, il colpo di testa di Angeli che mette la palla in calcio d'angolo e va a anticipare il possibile intervento di Mario Giannini. È il primo calcio d'angolo per quanto riguarda questo confronto, è a favore della San Maurese. I minuti sul cronometro sono 7 quando appunto la formazione allenata da Stefano Protti si predispone per la battuta di questo calcio d'angolo. Attenzione, il movimento, il colpo di testa a liberare l'area di rigore da parte della difesa del Prato con Romiti. Poi attenzione ancora alla giocata di Gurini, prova a passare Gurini, c'è l'interdizione di Lugnan e quindi sarà il secondo calcio d'angolo consecutivo in favore della formazione in maglia bianca. Sul pallone c'è anche Pier Federici che poi si allontana. Attenzione ancora alla battuta verso l'area di rigore, Pagnini con i pugni, ma c'è il provvedimento disciplinare, il fallo in attacco da parte di Merlonghi e quindi il calcio di punizione in favore del Prato. Portiere Jacopo Pagnini che comunque anche nel match di Ravenna ha avuto modo di mettersi in evidenza limitando il passivo del Prato e dimostrando tutte le proprie caratteristiche e le proprie capacità. Romiti in avanti, il suggerimento a cercare Nicoli, fermato dalla San Maurese che sta facendo un buon filtro a centrocampo.
la giocata da parte di Lombardi, largo ancora il cross, attenzione, palla in area di rigore, mette fuori Cestaro, poi Romiti perfeziona il disimpegno sul cross di Pier Federici, che aveva creato qualche impaccio alla difesa biancazzurra. Si recupera il pallone con la rimessa in favore appunto della San Maurese, recupera Romiti, poi attenzione, passa ancora Pier Federici, il tocco dentro un po' troppo profondo, ma l'attacco è ancora vivo con Giannini. Eccolo Giannini, uno contro uno, prova a passare, non c'è fallo e quindi Angeli può recuperare per il Prato e far partire Lugnan. Soldani, Cestaro, eccolo qua l'ex giocatore del Carbonia. Chandamè, il capitano del Prato, ormai la coppia centrale, anche il tridente difensivo Cestaro-Chandamè, Angeli è diventata una certezza per Amelia. Dorsi, tocco dentro a cercare il possibile inserimento di Lugnan, tocco troppo profondo e quindi al decimo minuto niente di fatto con il pallone che termina direttamente sul fondo e con il portiere Adorni che può far ripartire la formazione della San Maurese. Benedetti, poi ancora Masini, profondo, suggerimento troppo profondo e quindi la palla che termina in fallo laterale. Si continua a giocare qua al Piero Torrini di Sesto Fiorentino in attesa che il Prato ritorni al Lungo Bisenzio. Secondo le ultime notizie, ovviamente tutte ancora da ufficializzare, potrebbe essere l'8 dicembre la data utile per il ritorno del Prato nel campo di casa, quindi domenica 28 con il Borgo San Donnino. Sicuramente il Prato sarà ancora di scena qua al Piero Torrini di Sesto Fiorentino in quella che con tutta probabilità sarà l'ultima gara stagionale disputata in questo palcoscenico per la formazione allenata da Marco Amelia. Insomma, si avvicina il ritorno al Lungo Bisenzio, anche se sarà un ritorno parziale in quanto la tribuna centrale sarà comunque inagibile almeno fino al mese di febbraio. Tanto la palla termina in fallo laterale, poco spettacolo in questi primi 10 minuti di gioco, squadre che non hanno ancora cambiato ritmo, si stanno studiando come si dice in gergo, stanno cercando di trovare le giuste misure in campo. Maione, intervento a gamba tesa assolutamente falloso di Gregorio su Maione, che rimane anche a terra contuso, e c'è il calcio di punizione per il Prato, intervento davvero scomposto, in ritardo da parte del giocatore con la maglia numero 6, Angelo Gregorio. Ci sarebbe potuto stare anche il cartellino giallo per il giocatore della San Maurese. Per il momento però il direttore di gara non ha estratto ancora nessun cartellino giallo. Chandamè, il tocco è per Dorsi, c'è la sovrapposizione da parte di Romiti che finisce a terra, un altro contatto con Pier Federici, anche in questo caso l'arbitro ben posizionato ritiene di non intervenire e quindi si riprenderà con la rimessa dal fondo del portiere Federico Adorni. 12 sul cronometro, ancora il taccuino desolantemente vuoto, non è successo niente in questa prima parte del confronto. Intanto attenzione perché riparte la San Maurese con Merlonghi, eccolo Merlonghi, il tocco dentro, il colpo di testa da parte di Chandamè che va a anticipare in maniera assolutamente propedeutica Pier Federici e quindi ci sarà calcio d'angolo in favore della San Maurese, che continua quindi a ripartire con queste azioni di rimessa. C'è il calcio d'angolo, attenzione perché è salito anche Masini oltre a Benedetti, suggerimento dentro, la palla arriva per questa battuta davvero pericolosa di Bolognesi. E al 12esimo quindi pericolosa la formazione della San Maurese con Bolognesi, palla comunque alta sopra la traversa. Angeli,
poi Lugnan, riparte da Cestaro, Chandamé. Chandamé centralmente trova Soldani, poi Rumiti, l'ex primavera del Pisa. Recupero ancora da parte di Gurini, in avanti a cercare Merlonghi, lo attacca fallosamente Cestaro. E quindi c'è il calcio di punizione per la Sammaurese e il richiamo verbale per Fabio Cestaro, che ha affondato il tackle su Merlonghi, che comunque è in grado di poter continuare la contesa senza nemmeno l'intervento dei sanitari. E allora si riprende con Masini, il tocco centrale, recupera Maione, poi Alexic, c'è il fallo subito dal giocatore del Prato con la maglia numero 20, Bojan Alexic, e quindi c'è il calcio di punizione per la formazione bianco-azzurra. Romiti, Chandamé, Cestaro, avanza ancora Cestaro, largo per Angeli il suggerimento, si fa vedere e riceve Soldani, passa nel traffico Soldani, Lugnan, Angeli, fa girare ancora il Prato, sempre Fabio Cestaro, prova ad entrare, tocca per Soldani con il petto, la domestica, poi va da Lugnan, non ha soluzioni Lugnan, lo attacca Lombardi, Dorsi va da Romiti, suggerimento troppo profondo, palla che termina direttamente in fallo laterale, la rimessa che sarà appunto per la Sammaurese, che riparte con Benedetti, la battuta lunga da parte di Migani un po' alla cieca, recupera Chandamé che può far ripartire la formazione biancazzurra. È l'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone D. Il Prato gioca in anticipo di sabato con Chandamé che va a recuperare questo pallone, viene fermato, poi il suggerimento in ripartenza a cercare la giocata di Giannini, è in anticipo Angeli, e allora riparte Jacopo Pagnini, l'ex portiere del Giviborgo, per lui un passato anche nelle file pistoiese. Lugnan, salta bene l'avversario, poi tocca per Romiti che ha un po' di campo, può andare a effettuare questo suggerimento, Maione non riesce dopo un rimpallo a ritrovare la sfera, colpo di testa di Soldani, poi quello di Dorsi, Nicoli, poi la palla ancora per Dorsi che prova ad andare con il tacco, Maione, ancora Nicoli, largo per Romiti che la può mettere, il cross di Romiti e la palla che termina direttamente sul fondo, sbagliata la misura del cross da parte del giocatore con la maglia numero 13, Marco Romiti, con la Sammaurese che quindi potrà riprendere il confronto con la rimessa del portiere Federico Adorni, suggerimento in avanti, non ci arriva Pier Federici e quindi la rimessa è per il Prato. Poco spettacolo in questi primi 17 minuti di gioco, attenzione al Prato, Angeli, poi Soldani che perde la palla, Pier Federici la recupera, deve ripartire da dietro per fortuna del Prato la Sammaurese, che stava per approfittare di un errore della formazione biancoazzurra. Il cross di Giannini mette fuori Cestaro, poi Soldani, Migani e poi Lombardi. Lombardi che sbaglia anche però Nicoli, il cross, attenzione Merlonghi, colpo di testa e la palla in rete, segna sempre e soltanto Merlonghi, e che gol al minuto 17, la Sammaurese è avanti al Piero Torrini di Sesto Fiorentino, segna Merlonghi. Il colpo di testa quindi di Mario Merlonghi, che non ha lasciato scampo al portiere Pagnini, sviluppo della manovra da parte della Sammaurese e poi il tocco dentro a cercare il bomber,
che ha timbrato il cartellino, e bisogna sicuramente fare i complimenti alla società di San Mauro Pascoli, piccolo centro che riesce sempre a sfornare tanti giocatori importanti, più che altro in fase offensiva. Il Prato si è preso Nicoli, ma l'altro bomber Manuzzi è stato della passata stagione, è stato conteso un po' da tutta la Serie D, poi è finito all'Alcione Milano, sta continuando a segnare, ma sulle orme di Manuzzi mi sembra ci sia Merlonghi, che ha subito dimostrato insomma che non segna a caso, tutt'altro, il colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere del Prato, Jacopo Pagnini. E allora nel torpore generale il guizzo di Merlonghi e avanti la San Maurese, e adesso il Prato dovrà cercare di recuperare dopo lo svantaggio iniziale nella gestione Amelia. La formazione biancoazzurra era abituata sempre a passare per prima. Tanto attenzione al tocco di Dorsi, c'è la diagonale con la maglia numero 3 da parte di Bolognesi che fa ripartire la sua squadra. Poi attenzione alla giocata da parte di Giannini, e attenzione perché c'è l'ammonizione per Angeli, se ne stava andando appunto Giannini, Angeli lo ha strattonato, e quindi il calcio di punizione in favore della San Maurese. Prato che adesso deve gestire questo momento di difficoltà, deve gestire questa situazione. Intanto è rimasto a terra nello scontro precedente Bolognesi con la maglia numero 3, uno scontro molto forte con Alexic, e Bolognesi è a terra, quindi devono entrare i sanitari della San Maurese per prestare le cure del caso. Io intanto chiedo al nostro Filippo Silece, la telecamera, di inquadrare il cartellone nel ricordo di Paolo Cecconi, che è stato affisso appunto dagli ultras adiacente alla tribuna dove sono collocate. Un campione che non viene dimenticato, Paolo Cecconi, orgoglio di Prato. Questo il ricordo del portierone biancazzurro scomparso ormai diversi anni fa e che gli ultras del Prato hanno voluto ricordare. Visto che ci siamo, facciamo una bella zoomata anche sugli ultras biancazzurri che sono presenti qua al Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Il Prato è sotto, ma loro continuano a saltare e a inneggiare al Prato. E allora si è rialzato Bolognesi, si può andare quindi al calcio di punizione. Tutti dentro, tutti a saltare con la maglia numero 8, Gurini sul pallone. Si allontana Giannini, quindi Gurini che da quella posizione potrebbe anche calciare verso la porta di Pagnini, potrebbe essere una soluzione, quindi doppia opzione, o il tocco dentro a cercare un compagno, la soluzione verso la porta, vediamo, va verso la porta e lo fa bene perché c'è la traversa, l'attacco è ancora vivo, il Prato si salva, poi la rete della San Maurese, il gol è annullato, sì, gol annullato al 22esimo per gioco pericoloso, aveva messo dentro con la maglia numero 4 Benedetti, gol annullato a Benedetti dopo la traversa colpita appunto da Gurini. Emozioni qua al Piero Torrini con la San Maurese vicina al raddoppio, la traversa di Gurini, poi il gol annullato a Benedetti. Sta protestando il tecnico Protti, poi rivedremo ovviamente con il supporto del nostro rallent, anzi voi lo state già rivedendo, avete la possibilità quindi di giudicare quello che è stato il provvedimento disciplinare che ha invalidato il gol del raddoppio della San Maurese. Quindi non cambia il risultato al Piero Torrini, è sempre 1-0 San Maurese, ma il Prato
per il momento è in difficoltà, non riesce a sviluppare manovra offensiva. Siamo al 23esimo e la San Maurese, dopo il vantaggio di Merlonghi, sta continuando a premere. Soldani passa nel traffico, attenzione, perde una palla velenosa Soldani, che poi commette fallo. Il calcio di punizione è per la San Maurese, aveva recuperato bene Lombardi che poi ha subito fallo. Adesso il Prato è in difficoltà, deve ritrovare la propria capacità di far sviluppo della manovra, deve essere anche maggiormente veloce nello sviluppo della manovra stessa. E allora è calcio di punizione, e anche da questa posizione ci potrebbe essere la conclusione diretta verso la porta di Pagnini, che sta predisponendo una maxi barriera. Sul pallone c'è Gurini, che sembra avere il piede caldo, anche se la mattonella non è proprio la sua. E allora c'è anche Giannini, mi sa che va Giannini per come si è presentato. Giannini con il sinistro, Gurini con il destro. Va Giannini e spara alto, ci ha provato. Conclusione che non è partita secondo quelle che erano le velleità e le intenzioni del giocatore con la maglia numero 11 della formazione di San Mauro Pascoli. La San Maurese, ovviamente San Mauro Pascoli, città natale di Giovanni Pascoli. Intanto attenzione anche alla San Maurese, la palla è per Pier Federici. Pier Federici, era di rigore, per fortuna del Prato, inciampa sul pallone, il tocco dentro mette fuori Angeli, poi si salva il Prato con Dorsi, ma è un Prato in difficoltà, deve stringere i denti adesso. Migani la fa girare per Masini, ancora la San Maurese con buon sviluppo della manovra, sempre Migani, si fa vedere Bolognesi, poi recupera Giannini. Giannini tocca dentro per Merlonghi, prima di lui c'è Angeli che l'alza a campanile. Soldani sbaglia, Migani, poi la palla gestita da Lombardi, ancora la San Maurese che prova a sviluppare la manovra con Masini, Pier Federici, poi Migani. Attenzione ancora la formazione di Protti con la giocata di Gurini, ancora il tocco per Gurini, l'attacco è vivo, Gurini, tentativo di cross, poi Bolognesi, attenzione ancora, si riparte da Masini, prova ad andare Masini, se la porta fino in fondo, va a effettuare questo tentativo di cross, recupera il Prato con Romiti, poi Migani. Attenzione adesso al Prato che prova a ripartire con Dorsi, subisce fallo, c'è il calcio di punizione per una formazione bianco-azzurra in difficoltà in questo momento, con Marco Amelia che sta riflettendo sulle problematiche della propria squadra, incapace in questa fase di sviluppare manovra offensiva. Prova a ripartire Nicoli, che è l'ex della giornata. Soldani, Dorsi, c'è largo Lugnan, eccolo servito, c'è la sovrapposizione di Dorsi, troppo prevedibile il suggerimento da parte di Lugnan, l'intervento da parte di Bolognesi, il pubblico capisce che è un momento difficile e allora applaude la squadra biancazzurra. Lugnan si fa vedere, Alexic, poi la giocata da parte di Soldani, attenzione a Chandamè, tocco verso Lugnan, l'attacco è vivo, attenzione Lugnan, secondo palo, Maione prova a staccare e poi c'è il fallo fischiato proprio a Maione, che si è aiutato in maniera impropria, e quindi l'arbitro Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia ha comandato il calcio di punizione in favore della San Maurese, che continua ad essere in vantaggio per 1-0, il gol che sta decidendo al 17esimo lo ha segnato Merlonghi. Giannini, interviene Angeli che va però sul pallone, poi la palla è per Migani, è rimasto a terra intanto Giannini qui sotto la nostra postazione. Ancora però lo sviluppo della manovra e la formazione di Stefano Protti, attenzione, la giocata dentro, Merlonghi, la palla arriva per la battuta da parte di Lombardi che si divora
la rete del raddoppio al 28esimo, ancora da San Maurese con Lombardi, palla alta. Intanto si è rialzato Giannini, ma la San Maurese ha confezionato un'altra palla gol davvero colossale, non finalizzata per fortuna del Prato, da Lombardi che ha calciato ma era posizionato male con il corpo e ha sparato alto. Attenzione a Masini che va come un treno, attacco vivo, attenzione fuori gioco e quindi invalidata questa opportunità per Pier Federici, pescato in posizione di offside, ma c'è l'encelafogramma Prato per quanto riguarda il Prato che deve assolutamente darsi una scossa. E allora cambio in vista per il Prato, capisce anche Marco Amelia che qualcosa non va e allora è pronto Pardera, si serve un po' di dinamismo. Questa è l'importanza di avere un allenatore capace subito di capire che c'è qualcosa che non va e di non aver paura, nonostante si sia al 30esimo, di metter mano a un cambio. Cestaro, Nicoli, ancora Nicoli che poi va a servire Lugnan, la palla è buona, attenzione Dorsi torna da Lugnan, viene fermato Lugnan, un rimpallo, poi Alexic, la battuta, ancora Alexic e poi inciampa sul pallone, occasione per il Prato, Alexic è inciampato sul pallone, tanto Pardera pronto ad entrare. Lombardi cambia gioco, sventaglia e trova Masini, suggerimento in avanti a cercare Pier Federici, bravo su Chandamè con molto mestiere, tocco centrale per Gurini che va a cercare Giannini, l'attacco è vivo, la posizione è regolare, sì, attenzione Giannini era di rigore, Giannini affonda, il tocco dentro, chiude Soldani, c'è ancora il calcio d'angolo, ancora non cambia, il quarto calcio d'angolo per la San Maurese, non ne ha battuti i punti il Prato, serve il pallone, Amelia per il momento ha rimandato il cambio in attesa della battuta di questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo con tutti dentro, tutti a saltare, attenzione, la battuta molto arcuata, mette fuori Alexic, poi prova a ripartire Dorsi, poi Masini va a cercare Merlonghi, la palla dentro, Pagnini anticipato da Chandamè, non si sono capiti due, attenzione ancora Giannini, Merlonghi, poi è bravo Angeli a soffiargli il pallone, una serie di rimpalli, adesso non ci si capisce più niente, Angeli la ricaccia in avanti ma la recupera Lombardi, palla in out, rimessa per il Prato, il cambio, vediamo, Pardera entra e questo è abbastanza sicuro, vediamo chi esce, minuto 32, fuori Nicoli, dentro Pardera. Fuori Lex, Nicoli, dentro Pardera. Cambio sicuramente di natura tattica, che mi è sembrato che Nicoli fosse in perfette condizioni fisiche. E allora cambia qualcosa, vuole maggior dinamismo, vuole maggior freschezza, vuole maggior corsa forse Marco Amelia, e ha fatto bene perché la squadra stava patendo. Vediamo se l'innesto di Pardera darà quantomeno la scossa a livello di dinamismo. Pagnini, Cestaro, Chandamè,
centralmente Soldani, Romiti, tocco dentro a cercare Aleksić, ancora fa sportellate con Benedetti, palla che filtra, arriva nella disponibilità del portiere Adorni. 33 sul cronometro, è 1-0 San Maurese, 17esimo, il gol di Merlonghi, il super bomber, non ha tradito. Angeli, poi c'è Staro, Shannamè, ma Prato che di fatto ancora non ha sporcato i guantoni di Adorni. Dorsi, Shannamè, Pardera, largo per Romiti, vediamo se la mette. Riparte da dietro, sempre da Shannamè, che prova ad andare, prova a affondare Claudio Shannamè, passa nel traffico, porta a casa un calcio di punizione, il guizzo del capitano che suona la carica, calcio di punizione per la formazione bianco-azzurra. Serve uno squillo, serve un episodio per rientrare in gara, per accendere questo Prato che sembra ancora aver il motore in folle. Calcio di punizione che sta per battere il Prato con Soldani, è salito Cestaro, molto bravo su queste palle inattive, c'è Aleksić, tanto sempre più grigio qua il Piero Torrini, la battuta dentro, mette fuori Lugnan, la battuta ribattuta, poi Angeli non ci arriva, la palla che termina sul fondo, e allora calcio d'angolo, calcio d'angolo in favore del Prato sulla conclusione di Lugnan, sporcata, non è riuscito ad intervenire il portiere della San Maurese. La battuta da parte di Dorsi, la palla dentro che sfila, attacco ancora vivo, Shannamè viene fermato al momento della conclusione dall'intervento della difesa della San Maurese, che adesso riparte, attacco è vivo, sì è vivo, allora Giannini, attenzione, Giannini interviene, Romiti e chiude bene la ripartenza della San Maurese con quei due trottolini, vale a dire Giannini e Merlonghi. Questa volta è stato bravo il 2003 Romiti ad intervenire ed a mettere la palla direttamente in fallo laterale. E qua, come dicevo in precedenza, è sempre più cupo il tempo al Piero Torrini, non piove ma c'è tanta voglia di farlo. Vedremo se riusciremo a terminare la partita senza appunto l'arrivo della perturbazione e dell'acqua, anche se qui il manto del terreno, come avrete potuto osservare, è sintetico, quindi problematiche di sorta non ci sono. La palla è per Aleksić, subisce fallo, c'è la rimessa laterale in favore del Prato, anzi il calcio di punizione in favore della formazione bianco-azzurra. Stiamo entrando negli ultimi 8 minuti di questo primo tempo. Shannamè, Soldani perde palla, allora per un attimo è ripartita la San Maurese, ancora il Prato con Soldani, Romiti, sbaglia Romiti, Migani per un attimo, poi Pardera, poi batti e ribatti, l'arbitro lascia andare nonostante un possibile fallo di mano. Pardera, Cestaro che poi avanza, tocca per Dorsi, largo per Lugnan, la può mettere Lugnan, la mette Lugnan, mette fuori Gurini, poi Dorsi, allarga per Romiti, ancora il Prato che non riesce però a proseguire l'azione, la palla è in fallo laterale, la rimessa è per la San Maurese, senza nessuna fretta la formazione di San Mauro Pascoli andrà a riprendere il gioco con Gabriele Masini, classe 99,
E intanto si alza il coro Prato Prato per cercare di dare una scossa alla formazione bianco-azzurra. Ancora Giannini, altro giocatore davvero interessante, baricentro basso, una vera e propria tarantola impazzita, sia in fase di controllo ma anche quando va in pressing. Attenzione perché Chandamé perde palla e allora riparte Pier Federici, che poi suggerisce in avanti e sbaglia. Riparte Pagnini, colpo di testa di Migani, poi prova a passare Bolognesi, Lugnan recupera, Alexic, ancora Alexic, si fa vedere Pardera, eccolo servito, Pardera, il tocco è per Lugnan, l'attacco è vivo, Lugnan la mette, il suggerimento è per Maione, Maione si gira, Alexic, Alexic, la rete, il pareggio del Prato, segna Bojan Alexic al minuto 39, è 1-1 al Piero Torrini, segna Bojan Alexic. Il pareggio quindi della formazione biancazzurra, il sigillo da parte di Alexic, che adesso va a richiamare l'incitamento dei propri tifosi. È 1-1 con anche un'ammonizione comminata ad un giocatore della San Maurese per proteste, ammonito Pier Federici. Ma quello che conta è che è cambiato il risultato al Piero Torrini. Il Prato l'ha rimessa in carreggiata nel corso del primo tempo e questa è una grande notizia, in quanto la San Maurese era stata padrona del campo. Il Prato alla prima vera e propria occasione da rete ha fatto centro grazie a Bojan Alexic. Tanto la palla che termina in fallo laterale, la rimessa e per la formazione di Stefano Protti. Stiamo entrando negli ultimi 4 minuti di questo primo tempo, è 1-1 il risultato. A Merlonghi ha risposto Alexic. Cestaro, Dorsi, Chandamé lancia in avanti, stacca bene Bolognesi, recupera ancora il Prato con Pardera. Attenzione a Lugnan, che si è proposto bene anche in occasione del gol del Prato. Sempre Lugnan la mette, mette fuori la difesa della formazione da San Maurese. Adesso è il Prato che prova a viaggiare sull'onda della realizzazione del gol del pareggio. Intanto ci è segnalato il fuorigioco agli avanti biancazzurri e quindi calcio di punizione per la San Maurese. Calcio di punizione che sta per battere il portiere Adorni. Si riparte da Bolognesi che calcia in avanti, il colpo di testa Cestaro bene in anticipo, ora Cestaro poi perde palla Dorsi, attenzione a Merlonghi, Pier Federici in sovrapposizione, Merlonghi viene fermato da Soldani, Masini la prova a mettere giù, recupera un gran pallone Alexic che poi forse subisce fallo, si continua a giocare, non ha fischiato il direttore di gara e allora Lombardi che poi la mette fuori per consentire di prestare le cure del caso ad Alexic, è rimasto a terra nell'occasione precedente con il direttore di gara che non è intervenuto, l'ha ritenuto non passibile di provvedimento disciplinare il precedente contatto, e allora si riprenderà con la rimessa del Prato che con tutta probabilità restituirà in maniera cavalleresca la palla alla San Maurese. Si è rialzato intanto Alexic. La palla alla San Maurese che può ripartire con il portiere Adorni, Bolognesi, Giannini in avanti,
poi la palla recuperata da Cestaro, il colpo di testa di Maione e in anticipo Benedetti. Merlonghi la mette giù bene, poi la scucchiaia e va a servire Bolognesi. Giannini bravissimo in questo movimento, molto elegante. Pier Federici, attenzione a Gurini. Pier Federici prova la battuta, ribattuta, calcio d'angolo. Calcio d'angolo sulla battuta di Pier Federici. E quindi è il calcio d'angolo numero 5 per la formazione della San Maurese. Calcio d'angolo. Intanto a breve la segnalazione del recupero, perché stiamo entrando nell'ultimo minuto del tempo regolamentare. Mi sembra di aver visto 2 minuti segnalati. Intanto attenzione, la battuta, Pagnini, rimpallone, la palla in area, mischia furibonda, poi riesce a intervenire in qualche maniera Romiti. Ancora l'attacco vivo con la palla che viene recuperata, o meglio cerca di farlo Giannini, palla già fuori, rimessa per il Prato. Ancora un brivido al minuto 44 con la mischia davanti a Pagnini che non ha prodotto effetti per fortuna del Prato. Allora a breve la segnalazione del recupero, che andremo a capire se c'è. Adesso mancano 10 secondi, eccola, 2 minuti se non vedo male, 2 minuti di recupero, 2 minuti ancora da giocare. Giannini, tocco è per Pier Federici, grande qualità davanti per la San Maurese, la mette Pier Federici, Merlonghi ancora di testa, gli rimane il colpo in canna, Pagnini c'è, prova a ripartire Pardera, ma davanti Pier Federici, Giannini e Merlonghi, quanta qualità, dei giocatori davvero molto molto interessanti. Soldani, Maione, suggerimento per Romiti, Chanamè in avanti per Pardera che perde palla, poi Benedetti, il suo tentativo di suggerimento con il pallone che termina direttamente in fallo laterale. Poi interviene Dorsi in maniera fallosa, calcio di punizione ancora per la San Maurese, 46 sul cronometro, ancora 1 minuto da giocare. Suggerimento in avanti, sbagliato da parte di Masini, allora Pagnini può ripartire, Cestaro, stacca Maione, Benedetti, poi Merlonghi, attacca Cestaro, esce bene Cestaro senza fallo, Lugnan recupera adesso la San Maurese con Bolognesi, Giannini va a terra, non c'è fallo, tempo sta per scadere, gli ultimi 10 secondi di questo primo tempo, è 1-1 al Piero Torrini, gol di Merlonghi al 17esimo, il pareggio di Aleksić per il Prato al minuto 39, finisce qua quindi il primo tempo, è 1-1 al termine della prima frazione di gioco, cominciato meglio la San Maurese in vantaggio con Merlonghi, poi nel finale il Prato ha trovato la rete del pareggio grazie a Bojan Aleksić. Noi ci fermiamo, ma non cambiate canale, qualche attimo e poi le emozioni di un secondo tempo da non perdere, quello tra il Prato e la San Maurese. Spazio alla regia. Immagini che vi giungono nuovamente dallo stadio Piero Torrini in Sesto Fiorentino, è il secondo tempo del match tra la formazione biancoazzurra del Prato e la San Maurese. Al termine del primo tempo il risultato è di 1-1,
con i gol di Merlonghi per la Sammaurese e poi il pareggio di Aleksic per quanto riguarda la formazione del Prato. Intanto sta piovendo qua al Piero Torrini, cambio vedo per il Prato, adesso vediamo chi entra e vediamo chi esce, mi sembra sia Pianpiani che ha fatto il suo ingresso in campo in luogo di Romiti, quindi fuori un 2003, dentro un altro 2003 con Jacopo Pianpiani che ha preso il posto di Marco Romiti, quindi secondo cambio nelle file del Prato che già aveva sostituito Nicoli con Pardera. Tutto è pronto per il secondo tempo. E allora si comincia, questo è il secondo tempo di Prato Sammaurese. Quindi Prato che ha già effettuato due cambi al 32esimo del primo tempo, fuori Simone Nicoli, dentro Mattia Pardera, in avvio di ripresa fuori Romiti, dentro Pianpiani, tutto ruolo per ruolo. Tanto attenzione alla Sammaurese con Pier Federici che la mette dentro Pagnini. Impresa, intanto come vedete dalle immagini noto Filippo Sileci, sta piovendo qua al Piero Torrini e gli ultras hanno lasciato quindi la tribuna di fronte alla nostra postazione che è scoperta e si sono sistemati qua in tribuna centrale, quindi c'è stato anche questo cambiamento di collocazione. Sta piovendo, è sicuramente più agevole seguire la partita dalla tribuna centrale coperta. La palla è per Aleksic, filtra, attenzione la chiusura da parte di Masini, poi ancora Aleksic che prova a liberarsi, un rimpallo, la palla che filtra, esce poi Benedetti di forza, suggerimento, il colpo di testa da parte di Angeli, poi va a Dorsi, Lugnan ancora a cercare Dorsi, è in anticipo il giocatore della Sammaurese, la palla che termina in fallo laterale, la rimessa è per il Prato e intanto tornano quindi a festeggiare gli ultras con la palla che termina in fallo di fondo dopo l'intervento da parte di Maione e quindi si riprenderà con la rimessa del portiere Merlonghi. Benedetti recupera poi Lugnan, finisce fallo Lugnan, c'è il calcio di punizione e l'ammonizione anche, vediamo per chi, appena si gira avremo la possibilità di capire chi è il giocatore della Sammaurese ammonito. Si tratta di Burini se non vado errato. Calcio di punizione intanto per il Prato. Tutti dentro, tutti a saltare. C'è anche Cestaro, c'è Pianpiani. La battuta profonda, colpo di testa proprio di Pianpiani. E la palla che si alza sopra la traversa senza creare nessun tipo di problema al portiere Adorni. Sembra aver cominciato meglio il Prato in questa ripresa con la Sammaurese che adesso riparte con Gabriele Masini, in avanti Pier Federici, poi l'intervento di Pianpiani. Chandamè recupera per il Prato, va da Soldani, tocco centrale per Dorsi, ancora Soldani che recupera il pallone, rimane a terra Giannini, non c'è provvedimento disciplinare. Cestaro, Maione si è visto poco quest'oggi,
il centravanti del Prato che adesso va a commettere fallo. Calcio di punizione per la formazione della San Maurese quando siamo giunti al quinto minuto nel corso di questo secondo tempo. È sempre 1-1 il risultato, è sotto la pioggia al Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Vi stiamo offrendo le immagini della partita tra il Prato e la San Maurese, undicesima giornata del campionato di Serie D, Girone D, con il Prato in esclusiva su TV Prato. La rimessa da parte della formazione biancazzurra con Claudio Chandamé, i cori degli Ultras. Pian piani, poi Aleksić, palla fuori, la rimessa ancora in favore della San Maurese. Si sta giocando poco in questo avvio di secondo tempo. Chandamé, suggerimento in avanti, poi recupera Aleksić. Va ad andare Aleksić con il fisico, tiene in campo Masini. Gurini poi prova a passare, interviene Chandamé. La rimessa è ancora per la formazione di San Mauro Pascoli. Colpo di testa da parte di Soldani. Poi recupera Pian Piani, perde palla Pardera, l'intervento è falloso, ammonizione, giusto il provvedimento disciplinare, intervento su Pier Federici, palla lontana in ritardo, ammonizione assolutamente da sottoscrivere, quella cominata dal direttore di gara Raffaele Gallo della sezione di Castellammare di Stabia. Calcio di punizione che sta per battere Luca Benedetti. Poi la rimessa in avanti di Pian Piani, il tocco di Aleksić, recupera ancora Pian Piani che tocca centralmente per Aleksić che finisce a terra. C'è il fallo di Masini e il calcio di punizione ancora appannaggio della formazione biancazzurra. Pian Piani effettua il cross, vediamo se guadagna un calcio d'angolo. Sì, è così, e allora calcio d'angolo per il Prato con Soldani che andrà a battere profondo come sua consuetudine, forte sul primo palo. Eccola la battuta, infatti è così, la palla filtra, attenzione Angeli, poi la palla dietro Lugnan, la conclusione, la palla fuori, ci ha provato il Prato con Lugnan al minuto 7, non ha inquadrato però lo specchio della porta avversaria. Adorni, suggerimento in avanti, poi prova a scattare Merlonghi, chiude Chandamé che non va per il sottile, palla che Dorsi riesce comunque a non toccare, la tocca l'avversario, la rimessa per il Prato. Lugnan, Angeli, poi Soldani, Aleksić fermato, parte Migani, poi Merlonghi, si allarga Merlonghi, ancora Merlonghi che poi riparte da dietro, da Bolognesi, suggerimento largo a cercare Masini, in avanti verso Gurini, chiude Chandamé, sta piovendo adesso in maniera abbastanza insistente qua al Piero Torrini. Soldani, poi Angeli, Lugnan la mette, Aleksić la domestica, mette fuori Gregorio,
poi ancora Lugnan, il suggerimento di Lugnan che stava per diventare insidioso, quasi un tiro cross, quella palla che comunque è terminata sul fondo senza creare impacci al portiere Federico Adorni. Sono 10 i minuti sul cronometro, è 1-1 al Piero Torrini tra il Prato e la San Maurizio. Prato che poi domenica prossima sarà di scena a Trezzo sull'Adda, dove affronterà la Trizium nella trasferta che farà poi da preludio alla gara casalinga con il Borgo San Donnino, l'ultima gara del mese di novembre. Interviene Angeli, parte Dorsi centralmente per Cestaro, poi suggerimento è per Soldani che va da Aleksić. Attenzione Aleksić, Aleksić prova a passare, Aleksić passa, Aleksić, Aleksić la può mettere, poi l'intervento da parte del portiere Adorni di forza, Bojan Aleksić ha tenuto bene la difesa della San Maurese. Suggerimento dall'altra parte per Gurini, attenzione Gurini, area di rigore, Gurini, ancora Gurini centralmente, mette fuori Angeli, recupera Pier Federici, buono recupero di Lugnan, poi Dorsi, ancora Dorsi, suggerimento in avanti, ribattuto Shannamè, la tiene in campo, anzi no, e la rimessa allora è per il Prato. Claudio Shannamè quindi si predispone per la rimessa. C'è il cambio perché a Shannamè evidentemente sfugge il pallone, oppure la rimessa era per la San Maurizio, sinceramente non ho capito, vabbè. Fatto salvo che la rimessa sarà per la San Maurese con Masini. Si è spiegato l'arbitro, no, allora la rimessa è per il Prato, non ci ha capito nulla nemmeno l'arbitro allora. Vabbè, vediamo se si ricomincia a giocare. Shannamè, colpo di testa da parte di Gurini, poi Merlonghi, bene, Pier Federici, Merlonghi, Pier Federici fuori gioco. Ma sono tanta roba davvero. Per Federici, Giannini e Merlonghi, segnate, sottolineate, che giocatori di assoluto livello per la categoria. La San Maurese continua a sfornare talenti. Bravi. Soldani. Palla adesso è per Dorsi che prova a aumentare. Ancora Dorsi, largo per Lugnan, vediamo se la mette. Lugnan deve tornare da Soldani, Dorsi prova la battuta, ribattuta, allora Pianpiani, il giovanissimo, ancora Pianpiani, Shannamè, largo a cercare ancora Lugnan, prova ad andare Lugnan, adesso non è facile controllare il pallone perché chiaramente sta piovendo a dirotto, è vero che è sintetico, è vero che è di ultima generazione, ma l'acqua è tanta. Calcio d'angolo intanto per il Prato, sempre la consueta battuta da parte di Dorsi, questa volta batte Dorsi, attenzione, mette fuori Benedetti, riparte Giannini, eccolo Giannini, poi Merlonghi che è già arrivato come un treno, torna poi a cercare Gurini, ancora Gurini, si gioca, recupera il Prato, la palla per Shannamè con Giannini che è a terra, rimasto contuso, e allora il Prato metterà palla fuori perché Giannini è a terra iperdolorante, e allora interrompe addirittura il gioco il direttore di gara. A terra Giannini, esce Giannini,
Laudicante, vediamo se sarà in grado di proseguire la contesa. Intanto continua anche a tuonare e piovere, anche se mi sembra si sia c'è anche addirittura un pallido sole in questo momento, come vedete dalle immagini proposte da Notto Filippo Sileci. Però piove, mamma mia se piove. La palla adesso è per Lugnan, che poi va da Pianpiani, bravo Pianpiani con il fisico a portare a casa il calcio di punizione. Cestaro dentro, Alexic mette fuori Masini che sbaglia, poi la palla è ancora per Pianpiani con il fisico largo, bravo per Chandamè che la può mettere, troppo profonda però la battuta di Chandamè. Il Prato ci prova, è calata molto però la San Maurese, che in questa ripresa fa meno pressing sul portatore di palla avversario. Ne beneficia il Prato, che comunque con gli inserimenti di Bardera e di Pianpiani sembra aver trovato maggior fisicità anche. Magnini va a rinviare, stacca Maione, la palla è per Alexi, chiude bene Benedetti, fa un grande intervento, Lugnan con la mano, la punizione è per la San Maurese, i minuti sono 15 ed è sempre 1-1 qua al Piero Torrini di Sesto Fiorentino, undicesima giornata del campionato di Serie D, girone di match, è quello tra il Prato e la San Maurese. Tanto problemi ad una calzatura per Gregorio, l'arbitro lo richiama, d'altronde se il giocatore deve allacciarsi la calzatura c'è poco da fare, non credo sia un modo per perdere tempo, siamo ancora tanto tanto lontani dall'epilogo, le due squadre ancora sono pienamente in lotta. È chiaro che per la San Maurese un punto a Prato sarebbe di grandissimo spessore, anche perché la formazione San Mauro Pascoli lotta per la permanenza in categoria. Pianpiani, la rimessa per il Prato con Chandamè. Fabio Cestaro, poi il colpo di testa in avanti da parte di Gurini, che adesso torna in possesso del pallone tra i rimpalli, colpo di testa di Masini, poi Pier Federici che va da Giannini, che è rientrato in campo ed è perfettamente arruolato, prova a passare Giannini, chiude Angeli, è rimessa dal fondo per il Prato, bravo Angeli con il corpo, con il fisico a portare a casa la rimessa. La battuta da parte di Cestaro, Alexic, Maione, vediamo se si accende, c'è la sovrapposizione da parte di Pardera, Maione va da Lugnan, Lugnan tocca per Dorsi, l'attacco è vivo, l'attacco è buono, fuori gioco da parte di Francesco Dorsi, punizione per la San Maurese. Portiere Federico Adorni che si predispone per il lungo rinvio. Giannini la tiene in campo, fa comunque una buona cosa, poi il pallone termina in fallo laterale. Partita non certo bella quest'oggi al Piero Torrini, tanti errori, Prato comunque al di sotto delle ultime prestazioni che aveva offerto, forse anche a livello fisico sta patendo un po' la formazione di Marco Amelia contro una San Maurese che sta giocando la sua onesta partita fatta di sacrificio e costrutto. La rimessa è per il Prato con Angeli, colpo di testa da parte di Gurini,
poi esce Angeli bene, riparte la formazione bianco-azzurra con Pian Piani, è entrato bene Jacopo Pian Piani. Soldani, adesso veramente è difficile anche controllare il pallone, il campo è in perfette condizioni, ma chiaramente lo sviluppo e la manovra è condizionata dal volume di acqua che è sicuramente caduta nei primi 20 minuti di gioco. Adesso è smesso di piovere, quindi a breve il fondo del Torrini tornerà perfettamente in linea con i propri standard. E comunque situazione davvero ottimale quella proposta dallo stadio di Sesto Fiorentino, un vero e proprio gioiellino che sta ospitando la prima parte del campionato per quanto riguarda le gare casalinghe del Prato. C'è calcio di punizione per la formazione bianco-azzurra. Angeli, si gioca tutto di fronte alle panchine, che non si gioca sotto la nostra postazione, ormai sono minuti. La palla è per Lugnan che la mette, attenzione, con Maione che non arriva all'impatto con la sfera, poi Pian Piani, l'attacco è ancora vivo. Dorsi, arriva Soldani, vediamo se passa, si passa ma si frappone tra lui e il pallone Masini, e allora la palla termina sul fondo. Occasione in precedenza per Maione, in ritardo all'appuntamento con la sfera. Tanto cambio nelle file del Prato, Tommaselli dentro, vediamo chi esce. Esce Soldani, fuori Soldani, dentro Tommaselli. E allora Tommaselli, ancora un maggiormente offensivo, sicuramente Tommaselli ha capacità offensive maggiori rispetto a Soldani, quindi prova a giocarsele tutte. Marco Amelia prova a vincerla, insomma, al 21esimo della ripresa, ed è giusto così. Riparte adesso la San Maurese, Pier Federici, poi Gurini che passa, bravo Gurini. Attenzione a Giannini. Giannini, il tocco dentro, forse fuori gioco, non fischiato, non rilevato, anche perché non è passato il pallone. Ancora Giannini, sbaglia, recupera bene Dorsi, è salita come rendimento la prestazione di Dorsi. Poi passa ancora il Prato con il recupero su Lugnan. Attenzione a Pier Federici, può andare Pier Federici, torna Alexic su di lui, bravissimo, poi Alexic che poi la ricaccia in avanti, parte Tommaselli, è in anticipo però Benedetti. Masini va addirittura da Adorni, attacca Maione, Adorni va da Bolognesi, bene la San Maurese in questo disimpegno, attacca Angeli, poi Lombardi, lo attacca Lugnan, la palla viene recuperata ancora da Masini che va da Pier Federici, attenzione, uno contro uno con Chandamè, ancora Masini, la può mettere, poi la palla giocata ancora da Dorsi con il fallo subito da Alexic e il calcio di punizione in favore del Prato. Sta lavorando sporco Bojan Alexic, ma sta facendo un grandissimo lavoro, e poi ha segnato il gol al 39esimo del primo tempo, quindi sicuramente una prestazione fino al momento estremamente positiva. Cestaro prova a passare, Cestaro poi recupera ancora la San Maurese. Gurini a cercare Pier Federici, è chiaramente in anticipo Jacopo Pagnini, e allora Dorsi, Pier
Pian Piani, che poi va a servire bene Chandamé. Subisce fallo ancora Alexic, bravo, spalle alla porta, ha indotto Beneditti al fallo. Allora fischierà il direttore di gara, vale a dire Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia, è tornato il sole al Piero Torrini. Allora il calcio di punizione è per il Prato, batte Tommaselli, Federico Tommaselli, tutti dentro, è rimasto Chandamé, è andato a saltare anche Cestari. Tommaselli secondo me calcia, no, la butta dentro, l'attacco è vivo, attenzione, colpo di testa e la palla che finisce in rete, ma c'è il gol annullato Angeli. Gol annullato Angeli al 25esimo con il colpo di testa vincente, gol annullato, lo rivedremo ovviamente con il nostro rallenti, con Angeli che era stato bravo a staccare e a mettere dentro, a giudizio però del segnaline, vale a dire Marco D'Ottavio di Roma, era fuori gioco. Tanto attenzione ancora il Prato, la palla da Tommaselli verso Alexic, non si chiude il triangolo, dall'altra parte riparte la San Maurese, non c'è un attimo di tregua adesso, bravo Pagnini di testa, si accende la partita tra il Prato e la San Maurese, Chandamé la mette, non riesce a tenerla in campo però Lugnan. Ma quante occasioni da una parte e dall'altra, i lampi qua alla Piero Torrini, risultato sempre di 1-1 con il Prato che si è visto annullare una rete al minuto 25. Intanto si riparte con il rinvio di Federico Adorni. Siamo contro sole adesso, la visuale non è certo la migliore. Continua a piovere. Tommaselli subisce fallo, anzi Dorsi scusate, subisce fallo, calcio di punizione per il Prato. Ancora Dorsi. Passa Dorsi, poi suggerisce per Pian Piani, attacca Gurini, la rimessa è per la San Maurese. Palla che viene gestita da Migani. Poi Merlonghi, attenzione alla sovrapposizione ancora di Merlonghi che va a premiare Bolognesi, in scivolata interviene Angeli che fa carambolare il pallone sul giocatore della San Maurese, quindi si riprenderà con la rimessa dal fondo. Dorsi, 28 sul cronometro. Pian Piani, Tommaselli, attacca Masini. Suggerimento largo a cercare Lugnan. Lugnan poi va a cercare Alexi di testa, Maione, attenzione limite dell'area Maione, riparte da dietro da Dorsi, dentro sbaglia Dorsi, mette fuori Masini, va a cercare Merlonghi, Cestaro in anticipo, poi Chandamé, passa Chandamé, prova ad andare, ancora Chandamé centralmente, Alexic, Tommaselli, attenzione, Tommaselli prova a passare, la battuta, ribattuta, arriva Dorsi, potrebbe calciare, non lo fa, attacco ancora vivo, Lugnan la mette dentro, Chandamé prova, anzi Alexic scusate, prova questa girata con la palla che termina direttamente sul fondo.
messa da parte della formazione della San Maurese, con Federico Adorni che effettua la rimessa. Adesso il Prato nel secondo tempo ha sicuramente cambiato registro, prima mezz'ora da dimenticare per la formazione biancoazzurra, dove San Maurese ha fatto la partita e poteva anche chiuderla. Il Prato poi è stato bravo a rientrare in partita, a pareggiarla, adesso questa ripresa sta cercando di vincerla. È calata tantissimo la San Maurese. Cambio, esce Pier Federici ed entra con la maglia numero 19 Nigretti, Giacomo Nigretti al posto di Pier Federici, un 96 per un 99. Eccolo qua, Nigretti in campo al posto di Pier Federici per questi ultimi 15 minuti da giocare, più recupero. Gurini in avanti a cercare Nigretti, Cestaro, Tommaselli, poi Pardera, Lugnan, vediamo se parte Lugnan, attacca Bolognesi, Lugnan preferisce ripartire da dietro, da Cestaro che va da Angeli, Angeli avanti a cercare Alexic, stacca di testa Alexic, attenzione ancora al Prato con l'uscita del portiere Adorni che va ad anticipare il possibile intervento di Tommaselli. Nigretti, nuovo entrato, Masini, Benedetti, Gurini, ancora Masini in avanti, Chandamè, esce bene Chandamè, Lugnan in avanti, suggerimento troppo profondo, e allora senza fretta la San Maurese. Il Prato adesso sembra in gestione della gara, prova a vincerla in questo finale. Colpo di testa da parte di Cestaro, poi Angeli, poi ancora Angeli dopo un rimpallo. Lugnan si gioca centralmente per Dorsi, che va da Chandamè, pian piano centralmente Tommaselli, controlla male Gurini, ma ancora il Prato. Adesso sembra aver finito le batterie la San Maurese. Cestaro, Chandamè, anticipo di Benedetti, poi Merlonghi, ora Merlonghi, la rimessa è per la San Maurese. Ci sono le proteste vibranti dei tifosi del Prato. Ammonito Cestaro per proteste nei confronti di Niroi Goodluck della sezione Civitavecchia, per un difensore centrale una sciocchezza galattica farsi ammonire per proteste al 32esimo della ripresa. Tra l'altro per una rimessa laterale in una zona del campo dove sinceramente non è così decisivo. La rimessa adesso è per il Prato. Con Chandamè, Tommaselli, poi passa Maione che gioca un gran pallone per Lugnan, Lugnan verso Maione, è in anticipo ad Ordi, bene il Prato adesso. Masini, che poi va da Nigretti, cambia gioco Nigretti, arriva Bolognesi, Giannini, ancora Bolognesi, attenzione centralmente, mette fuori Chandamè, già riparte Dorsi, poi Pardera, c'è l'intervento su Pardera, non c'è fallo per il direttore, si gioca,
Lombardi, poi Masini, esce Chandamè con grande scelta di tempo, rimessa Prato. Stiamo entrando negli ultimi 11 minuti di questa gara, è sempre 1-1. Maione, palla adesso è per ancora il Prato, suggerimento Alexis di testa, Maione, conclusione, la ribattuta e poi la palla che arriva da Adorni dopo un rimpallo, non ha ancora cambiato davanti. Marco Amelia, in partita ci sono sia Renzi che Bellucci, che potrebbero essere gettati nella mischia in questo finale, anche per dare un po' di vivacità all'attacco del Prato. Invece niente, si va avanti così. Attenzione, stacca Angeli, lascia sfilare, la rimessa è per il Prato che continua ad attaccare. Dorsi, Urini recupera. Nigretti, attenzione, passa Nigretti, c'è Giannini, eccolo servito, uno contro uno, ancora Giannini, la mette, attenzione, esce bene il portiere Pagnini, in comoda presa, Tommaselli, Chandamè, ancora avanza Chandamè, suggerimento per Maione, colpo di testa di Gregorio, poi il fallo subito proprio da Gregorio e quindi il calcio di punizione è per la San Maurese. Ne ha sentito Amelia, perché dovrebbe essere Bellucci dentro tra breve. Intanto cambia la San Maurese, fuori Lombardi, è sparito nel secondo tempo, dentro Sedioli. Sedioli, quindi cambia anche il Prato. Vedo Bellucci pronto, quindi fuori uno tra Maione e Alexic. Vediamo chi. Ora fuori Maione, mi sembra. Sì. Allora 8 minuti più recupero per Bellucci al posto di Maione. Bellucci quindi, attacco adesso molto fisico, quello formato da Alexic e Bellucci per questi ultimo spicciolo di partita, eccolo subito Bellucci, la palla recuperata ancora da Dorsi, Chandamè, Tommaselli, passa Tommaselli, bravo, tocco dentro, chiude Benedetti, poi il colpo di testa di Sedioli e la rimessa per la formazione biancazzurra. Chandamè, Cestaro, San Maurese prova a ripartire con Gurini, attacca Tommaselli, la rimessa è per la San Maurese, rimessa per la formazione della San Maurese che adesso sembra in palese controllo di questo pareggio. Prato prova lo sforzo finale per cercare di portare a casa i tre punti che gli consentirebbero di consolidare la propria posizione in zona playoff. Pian piani, poi Masini, passa bene Masini, recupera ancora bene il Prato con Dorsi, Chandamè, Pagnini, Angeli, attacca Merlonghi, poi Lugnan, adesso però il pressing della San Maurese ovviamente non è più quello del primo tempo, mezz'ora fatta a tutto gas dalla formazione di Pronti,
suggerimento in avanti, attenzione a Giannini che è un brutto cliente. Chandamé in anticipo, rinvia Chandamé, Gurini la prova a domesticare, passa, poi recupera Bellucci e allora si gioca con Pardera, avanza Pardera, largo c'è Lugnan, dentro c'è Alexic, il cross Adorni, Adorni senza problemi, intanto è rimasto a terra Gurini, allora palla in fallo laterale con le cure del caso per Gurini, mentre stiamo entrando negli ultimi 5 minuti al termine del tempo regolamentare di questa gara tra il Prato e la San Maurese. Allora, primo tempo per mezz'ora dicevo meglio la San Maurese, poi il Prato ha preso le misure e nella ripresa ha giocato decisamente meglio della San Maurese, anche se bisogna essere onesti, il taccuino è rimasto vuoto. Io ho segnato soltanto un'azione nel corso della ripresa dove c'è stato tanto giro palla ma poca incisività sotto porta, un gol annullato al Prato esattamente ad Angeli al minuto 25, poi per il resto soltanto schermaglie. Si è rialzato intanto Gurini, adesso pian piani andrà alla rimessa. Pian piani che restituisce sportivamente la palla al portiere Adorni. E allora immergiamoci in questi ultimi 4 minuti più recupero della gara. Attacca Cestaro, poi alza Campanile, Pardera, Benedetti, Dorsi, Lugnan, Alexic, Dorsi, Chandamé, ancora Chandamé, dentro, fermato Chandamé, adesso riparte Giannini, attenzione, parte Giannini, questo va come un treno, attenzione, la palla è per Merlonghi, Merlonghi fuori gioco, e quindi calcio di punizione in favore del Prato, ammonito quindi Merlonghi per aver proseguito l'azione dopo il fischio del direttore di gara, e c'è quindi il calcio di punizione per il Prato. Intanto cambio per la San Maurese, che qua poteva sicuramente gestire meglio questa opportunità. Sull'asse Giannini Merlonghi, cambia la San Maurese, fuori Giannini, ha finito le batterie, vediamo chi entra. Aslani quindi in campo, e poi altro cambio, vediamo Bolognesi, e vediamo chi entra, numero 3 Bolognesi. Adesso la San Maurese ovviamente sta cercando di far passare i minuti per portare a casa questo che è comunque un risultato importante, pareggio sul campo del Prato. Vediamo chi entra, appena si gira, è un difensore, però ancora non l'abbiamo scorto, il numero, appena saremo in grado, è il numero 20, buon accorso, ok. Adesso stiamo entrando veramente nella fase conclusiva del match, tra breve 44 sul cronometro. Nigretti, anzi era Merlonghi, la rimessa a San Maurizio. Squadre molto stanche, ovviamente non ha aiutato neanche la fitta pioggia caduta per larga parte del secondo tempo. Merlonghi, poi Chandamé, Bellucci porta a casa un calcio di punizione, consente al Prato di alzare il baricentro. E allora
Ultimo minuto per quanto riguarda il tempo regolamentare, poi la segnalazione del recupero, come minimo saranno 3 se non 4. Angeli, Alexic, Dorsi, pian piani, ancora Dorsi, Cestaro, Bellucci. Può gestire Bellucci, c'è il calcio di punizione, il fallo di mano. Quattro minuti di recupero, quindi tra 20 secondi, perché ancora il tempo non è scaduto, tra 20 secondi si giocherà ancora per 4 minuti, quindi fino al 49esimo. Le squadre comunque mi sembrano molto stanche, forse anche appagate del risultato, ma nel calcio mai dire mai. Stacca Cestaro, poi subisce fallo, fischiato adesso. Sbaglia tutto il Prato, buon accorso. Nerlonghi, buon accorso, calcio di punizione. Allora la Sammorese, vediamo se va a saltare, sì. Calcio di punizione in favore della Sammaurese. Dentro a saltare anche la maglia numero 18 Misuraca, quindi allora non era il 20 ma era il 18 Misuraca in campo. C'è il calcio di punizione per la Sammaurese, attenzione, mette fuori Angeli. Poi c'è il provvedimento sulla segnalazione di fuorigioco. 46 e 20 in questo finale, con il risultato di 1-1 che sta maturando qua al Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Stacca proprio Misuraca, attenzione perché la palla è buona, Merlonghi, rete, non ci credo, rete, ancora Merlonghi, al 46esimo il bomber Merlonghi, su una ripartenza buggerà il Prato e realizza il secondo gol personale. La Sammaurese passa durante il recupero, quando meno te l'aspetti, nel momento forse migliore del Prato. Merlonghi, doppietta, gran giocatore, chapeau. È 2-1 per la formazione di Protti. Tanto attenzione perché Pagnini si sta arrabbiando con il segnaline. Merlonghi partito sullo filo dell'out, state rivedendo l'episodio, però il gol è stato convalidato. E allora 2-1 per la Sammaurese, 47-41, c'è un cambio, entra Renzi mi sa, sì. Attenzione perché c'è un parapiglia in campo. C'è un parapiglia in campo, Mischione, attenzione, non ho capito il motivo, è uscito Cestaro, è entrato Renzi, adesso un gran parapiglia, Chandamè. Questo fa tutto il gioco della Sammaurese, calma, perché ancora c'è un minuto e mezzo da giocare. Parapiglia. Attenzione, un provvedimento disciplinare, un'ammonizione mi sembra per Alexic, ammonito Alexic. 46esimo però il gol di Merlonghi, la doppietta, gol al 17esimo e al 46esimo, primo tempo e secondo, Alexic al 39esimo. Adesso il tempo è scaduto, però mi sa che si debba giocare almeno un altro minuto e mezzo, vediamo.
Adesso il Prato dovrà cercare l'impresa. C'è il fallo di Tommaselli su Masini. Calcio di punizione, grande nervosismo in campo. Tommaselli su Masini. E ancora gioco fermo. Si rialza Masini. Vediamo se si gioca questo ultimo minuto. Siamo al 50esimo a breve. Mi gioco un altro minuto. Però è veramente dura capire il recupero. La San Maurizio è un passo dall'impresa, da vincere a Prato. Per la prima mezz'ora l'avrebbe anche meritato, per quello che ha fatto il Prato invece dal momento del pareggio in poi no, perché nel secondo tempo non ha fatto niente la formazione di Pronti, ma ha un giocatore che fa la differenza, si chiama Merlonghi, gli ha segnato una doppietta. Mario Merlonghi, classe 99, finisce qua, vince la San Maurese, doppietta di Merlonghi, il Prato esce battuto immeritatamente per il secondo tempo giocato. Ribadisco le marcature, nel primo tempo al 17esimo Merlonghi, il pareggio di Aleksic al 39esimo e poi al 46esimo durante l'extra time ancora Merlonghi, 2-1 la San Maurese passa a Prato, si impone per 2-1, il Prato si lecca le ferite, è arrabbiato la formazione biancoazzurra con grandi proteste, ma il risultato è questo e allora non rimane altro che ribadire quello che è successo, ringraziandovi per l'ascolto, ringraziando Filippo Sileci per le riprese. A Sesto Fiorentino il Prato è battuto per 2-1 dalla San Maurese, la doppietta di Merlonghi manda in paradiso la formazione di San Mauro Pascoli, il Prato è alla seconda sconfitta consecutiva. È tutto, l'appuntamento è alle prossime gare della formazione biancoazzurra, solo e soltanto su TV Prato. Alla prossima, buon proseguimento di serata. Passaggio assurdo! Era fuori gioco!